Siamo con la signora Adriana Crezzini, vedova Regoli, una degli abitanti della frazione di Santa Chiara, a 2 passi da San Gusmè, nel comune di Castelnuovo Bernardenga. Signora, ha vissuto una brutta esperienza in questi giorni, ce la racconti? Sì, brutta per quanto riguarda alcuni disagi, il principale più che altro è il gran freddo, perché senza riscaldamento e senza niente, la luce era peggio, ma è peggio il riscaldamento, che ci ha provocato un bel raffreddore, un po' di febbre, ma insomma è finita lì. Sono contenta che è ritornata e devo ringraziare l'amministrazione comunale perché si sono dati tanto da fare. Ecco, oggi è sabato, la nevicata c'è stata martedì, quindi lei è rimasta. Martedì notte, martedì verso le 2 la notte. Ecco, da martedì a oggi solamente accanto al camino perché non Sì, c'era più luce, non c'era più però riscaldamento, siamo andati niente. avanti a forza di borse d'acqua calda e così rimedi proprio d'emergenza, diciamo. Ecco. Ecco, ma nel 2012 come valuta una cosa di questo tipo, una Ma mi situazione così? sembra un po' fuori posto se si pensa alla tecnologia, quanti passi progressi ha fatto e noi siamo rimasti a questo punto. Ad ogni modo è la prima volta che mi capita, anche se ho capelli bianchi, un giorno e mezzo passi, ma no, tutto questo periodo, ecco. Ecco, avete provato anche con sua figlia a contattare Sì, Enel? abbiamo provato e ci ha risposto una volta l'operatore, cosa difficilissima a parlare con le persone, e tutte le volte, insomma, fatto sta che poi più che altro tramite l'ufficio tecnico comunale, ecco, si sono Quindi fatti tramite i carabinieri stessi qui del luogo, avete chiamato anche i carabinieri per. per aggiornarli perché si facessero un po' sentire la sua voce anche loro, essendo in qualità di pubblici ufficiali, diciamo, insomma, ecco. Invece da Enel nessuna risposta. Nell'Ene ci provvederemo, sono in zona, insomma questa zona capisco che era vasta, ma insomma che non si faccia parte di questo purtroppo, e allora mi sembrava che fosse un nostro diritto avere certi servizi, insomma, ecco. Ecco, qui ci sono stati dei problemi con i rami degli alberi che No, noi probabilmente. ha visto sì, no, qui nella nostra zona, però come ripeto io non sono uscita di casa, perché ho paura di cascare o non sono proprio tanto in salute, capito? Sicché io mi sono limitata a star a casa. Ecco. Vuole invece ringraziare l'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale, sì, insomma, è perché i carabinieri stessi, gente, insomma, che si sono in certo senso prodigati, hanno fatto da tramite con lei, ecco, questo sì. Ecco, quindi il giorno lei stava accanto a questo Accanto al camino. camino e la notte ha letto le borse della palda, ecco, sicché Senza luce, senza senza. luce si andava con le pile, con le candele, ecco, cose come si faceva 80 anni fa, ecco, per dire, Ecco, è capito? stato una sorta di tuffo indietro Sì, nel nel tempo. passato, sono tornato a tempi di quando c'era reature, capito? E per l'acqua, signora, come faceva? E per l'acqua però la diretta mi veniva, capito? La diretta sì, solo una cannella che funzionava. Acqua fredda, ma solamente si scaldava il gas perché c'era il GPL. E quello, la cucina funzionava per quanto riguarda per cucinare e per scaldare l'acqua, quello sì. Ecco, fuori dalla finestra si vede un panorama La bellissimo con finestra tanta sì, neve, però tanta insomma neve. questi E disagi. si sono subiti, e pazienza, quello è una calamità così naturale se si vuole, d'inverno specialmente, però insomma non si era pronti a affrontare questo disagio, ecco. Adesso la luce è tornata, Luce è oggi. tornata e che il termosifone esterno, il camino funziona, sicché siamo a posto, insomma, Adesso intanto. si aspetta quello che farà il comune di Castelnuovo, che ha già detto e probabilmente farà un'azione legale contro Enel. Voi cosa pensate di fare? Aderirete a questa azione Ma legale? sentirò un po' io, sa, si vedrà un po' quello che dice anche il sindaco, se è proprio necessario si aderirà, ma insomma io non voglio danneggiare più di tanto nessuno, perché insomma la cosa è stata ripristinata e i disagi sono stati quelli che sono stati, ma insomma non vorrei fare tante polemiche inutili, ecco. Vuole ringraziare il sindaco Bozzi? Sì, Roberto Bozzi, lo ringrazio proprio personalmente, tanto fra l'altro lo conosco, ci siete dati del tu, sì che, ha capito? Questo sì, e carabinieri stessi, e come ho detto prima, ha capito? Che okay.